Allora, sicuramente l'uomo del match è entrato e ha deciso questa partita, Cantizani. Allora, che emozione è stato il tuo primo gol? No, è un'emozione grandissima questa. È importante aiutare la squadra in un momento del genere, in un campo del genere, con un gol. Diciamo, la soddisfazione è tantissima. È stata una battaglia perché le condizioni del campo erano davvero proibitive. Sì, sì, certo. Noi abbiamo preparato in settimana la partita appunto per questo campo e diciamo che abbiamo raccolto i frutti. Ti chiedo, quando Lazzarini ti ha messo quella palla, se hai avuto così la tentazione di stopparlo, se invece sei andato subito per calciarla in porta. No, no, proprio la prima cosa che mi è passata in mente era calciare verso la porta. Sapevo dove era e non ho avuto dubbi. Il primo pensiero è stato calciare. Ti era mai capitato di giocare su un campo così, che rendeva difficile il controllo del pallone, portarlo avanti, anche giocarlo visto che c'era il vento? Diciamo di no, avevo giocato in campi diciamo disastrosi, ma in queste condizioni no, però fa tutto sacco, diciamo, fa tutta esperienza. Ti chiedo ovviamente la dedica per questo tuo primo gol con la maglia dell'Arezzo. No, la mia prima dedica in assoluto va alla mia famiglia che mi sostiene sempre e ogni giorno. Negli spogliatoi cosa ti hanno detto i compagni, cosa ti ha detto il mister? C'è stata una grande festa, ho sentito, no? Che veniva fuori. Sì, sì, certo, c'è stata una grande festa e i compagni sono congratulati con me. Per me è stata davvero una bella sensazione, diciamo.